chiedere al professor Lorenzo Colace di introdurci più approfonditamente la sezione di ingegneria elettronica. Buongiorno a tutti. In questa breve presentazione cercherò di parlarvi dell'ingegneria elettronica oggi, di che cosa fa l'ingegnere elettronico e perché può essere interessante e un ottimo investimento iscriversi a ingegneria elettronica in questo momento e magari perché farlo proprio a Roma 3. Dunque, l'ingegneria elettronica si occupa di progettare, di realizzare, di gestire tante cose come tecnologie, dispositivi, circuiti o architetture circuitali, sistemi, applicazioni che ruotano e appartengono al cosiddetto ambito delle ICT, cioè delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'elettronica nasce solo un centinaio di anni fa, è un ambito abbastanza giovane. Se lo pensiamo nella scala evolutiva dell'uomo, cosa sono 100 anni? Quasi niente. Eppure in questi 100 anni, se pensate, siamo passati dal appena muoverci magari su qualche veicolo a 2 o a 4 ruote a mettere i piedi su un pianeta, sulla Luna e a breve anche su Marte, per avere un'idea della scala temporale. In questi pochi anni, poi diciamo che l'ingegneria elettronica in realtà nasce ancora dopo, intorno al 1950, quando è stato inventato il transistor. Nasce in un ambito, tra l'altro, abbastanza circoscritto, un po' specialistico, in un ambito di ricerca, in un ambito militare. Per fare cosa sostanzialmente è nata? Per fare calcoli in modo veloce, in modo automatico e per cercare di comunicare, di trasmettere informazioni. Quindi nasce per i calcolatori e per trasmettere informazioni, ma in brevissimo tempo inizia a dilagare. L'elettronica oggi è praticamente ovunque, la troviamo negli aeromobili, quindi nei mezzi di trasporto, negli impianti industriali, negli edifici, nelle nostre case, nei sistemi di difesa, nelle automobili, in una sala operatoria e così via. Potrei elencarvi moltissimi altri esempi. Quindi che cosa emerge? Emerge una grandissima trasversalità dell'elettronica e anche un rapido e inarrestabile sviluppo di queste tecnologie, di questo ambito. Queste sono due caratteristiche che terrei in grandissima considerazione nel momento di fare una scelta, come ad esempio iscriversi, scegliere a quale facoltà, a quale corso di laurea iscriversi. E due parole su cosa fa l'ingegnere elettronico. È chiaro che da quello che ho appena detto emerge che l'ingegnere elettronico si occupa di tante cose. Nello specifico, che cosa fa? Ho pensato di cercare di illustrare l'attività di un ingegnere elettronico in generale con questo esempio, questo schema, che adesso non andrò a descrivere in dettaglio, ma illustra un generico sistema elettronico. Un generico sistema elettronico può essere costituito da dei sensori, per esempio, che trasformano delle grandezze fisiche come una temperatura, una pressione, per esempio la pressione del segnale vocale, quindi la voce, l'immagine, traducono queste grandezze fisiche, chimiche, in segnali elettrici. Una volta tradotti in segnali elettrici possono essere filtrati, amplificati, trasmessi, trasformati, convertiti in bit, quindi in numeri, quindi dati in pasto a dei calcolatori per aumentarne aumentare il livello di informazione, per processarli in modo molto sofisticato e poi ancora per trasmetterli, per riconvertirli in segnali elettrici e tramite attuatori incidere nuovamente sul mondo reale, trasformarlo nuovamente in grandezze fisiche come ad esempio spostamento, variare la temperatura, produrre immagini, produrre suono. Il tutto deve essere alimentato, quindi c'è qualcuno che si deve occupare di fornire energia a un sistema elettronico. Poi ci deve essere qualcuno, sempre l'ingegnere,
che si deve occupare di istruire questo hardware a fare qualcosa, cioè eseguire delle istruzioni, delle operazioni con una determinata temporizzazione, una determinata sequenza. Quindi l'ingegnere elettronico si occupa di alimentazione, si occupa di sviluppare del codice per istruire l'hardware, cioè i circuiti. Questa io la chiamo una trasversalità orizzontale dell'attività di un ingegnere elettronico, che non è l'unica. C'è anche una sorta di trasversalità verticale, perché? Perché l'ingegnere elettronico, ormai da tempo, di ognuno di questi aspetti può occuparsi a diversi livelli. Per esempio, può occuparsi di scienza dei materiali, qualcosa al confine con la fisica, può occuparsi di dispositivi e via via verso livelli sempre più alti, come circuiti più complessi, sistemi, applicazioni. Emerge quindi chiaramente l'ingegnere elettronico di oggi si può occupare di una molteplicità di aspetti. È quindi un po' difficile inquadrare questa figura così poliedrica. Sicuramente è facile dire cosa non è più l'ingegnere. Ad esempio, l'ingegnere oggi non è più un tecnico di laboratorio con la testa fra groviglie di fili e di circuiti, saldatore e così via. Sì, forse questo è un passaggio che anche gli studenti attraversano, è anche una parte piacevole, ma l'ingegnere elettronico non è più solo questo, è sicuramente molto di più. E quindi vengo all'ultimo punto. Sicuramente per molti aspetti fare l'ingegnere elettronico e quindi iscriversi a un corso di laurea in ingegneria elettronica può essere un buon investimento. Lo può essere per molti motivi che dicevo prima, a parte interessi e passioni personali. Ci sono evidentemente, legati a tutto quello che ho detto, grandissime opportunità dal punto di vista di sbocchi lavorativi. Lo sviluppo dell'elettronica che ho appena citato sembra essere inarrestabile e la trasversalità ci mette gli ingegneri elettronici in condizione di lavorare negli ambiti più disparati, quindi offrendo una molteplicità di ambienti e di opportunità praticamente per tutti i gusti. Perché venire a farlo a Roma 3? Pensiamo qui all'elettronica Roma 3 di essere stati in grado di intercettare le necessità che vengono dal mondo dell'industria, della ricerca e cogliere questa necessità di una figura professionale multidisciplinare e trasversale. Quindi i nostri corsi di laurea sono progettati proprio per fornire questo tipo di formazione. Quindi l'ingegneria elettronica a Roma 3 è trasversale e multidisciplinare. Puntiamo su due aree di grandissimo interesse e sviluppo come la microelettronica e l'elettrotecnica e soprattutto proponiamo una didattica con uno strettissimo legame fra didattica e ricerca. Quindi i nostri laboratori sono sempre, i nostri laboratori di ricerca diventano anche laboratori didattici e sono sempre aperti agli studenti. E ora negli ultimi minuti di questa presentazione vorrei brevemente descrivervi cosa state vedendo su questi banner. In questa prima parte sostanzialmente abbiamo del materiale didattico, quindi a parte i libri, qui potete vedere delle schede di sviluppo, dei circuiti, degli strumenti di misura che sono tipicamente dedicati ai laboratori didattici. Questi sono circuiti che sviluppano i nostri studenti, che progettano, simulano, montano e testano con strumenti di vario tipo. Muovendoci verso quest'altra parte, qui volevo brevemente mostrarvi come appunto un ingegnere elettronico può occuparsi di, come dicevamo prima, di tantissime cose. Per esempio nella tecnologia del silicio si può occupare della materia prima, la silice, di cui è ricchissima tutte le nostre coste. Dalla silice si ottiene il silicio cosiddetto metallurgico, con un processo di raffinamento. Dopodiché si passa a fabbricazione di wafer, ovvero queste fette
di silicio su cui poi viene, tramite un processo planare molto sofisticato, realizzata in parallelo tutta una serie di circuiti integrati che possono essere microprocessori, possono essere memorie, possono essere dispositivi discreti come singoli transistor e molto altro. In quest'ultima parte invece desidero fare alcuni esempi nella difficoltà di inquadrare questa figura professionale così ampia. Diciamo, mi è venuto in mente di fornirvi qualche esempio, quindi a titolo di esempio desidero brevemente illustrare in questi ultimi due minuti l'attività di ricerca che svolgiamo nel nostro laboratorio, nel laboratorio di dispositivi a semiconduttore. Questi sono solo alcuni esempi veramente di una molteplicità di attività di ricerca che si trasformano poi auspicabilmente in realtà industriali. Quindi un'altra attività importante dei nostri laboratori è quella di trasferimento tecnologico, ovvero trasferire l'attività di ricerca, le idee progettuali in qualcosa che poi può essere implementato da aziende, da ditte di produzione. Alcuni esempi brevemente. Nel nostro laboratorio ci occupiamo di progettazione e realizzazione di dispositivi dei rivelatori ottici per comunicazione su fibra ottica e abbiamo realizzato dispositivi per ricevitori integrati e ancora stiamo lavorando molto a questo. Un'altra attività è quella di sviluppo di microsensori di vario tipo, sia ottici che chimici, per esempio per sostanze inquinanti, sostanze pericolose, esplosivi. E quindi microsensori basati su materiali innovativi, materiali nanostrutturati. Altre attività di ricerca possono riguardare lo sviluppo di celle solari, di sensori intelligenti, cosiddetti smart sensor, per monitorare lo stato della superficie stradale con metodi ottici, quindi senza contatto, e infine contromisure ottiche per la difesa. Abbiamo sviluppato in due progetti con il Ministero della Difesa, per esempio, un sistema per la protezione di convogli umanitari in territori soggetti a attacchi terroristici. E qui alcuni esempi della nostra attività. Non realizziamo droni noi come laboratorio, questa è la nostra applicazione finale. Realizziamo questi oggetti qui, ovvero microsistemi e microsensori leggeri, autoalimentati, che possono essere montati su oggetti di questo tipo. Questo è un esempio. Questo è un altro esempio in scala, come vedete. Cerchiamo di miniaturizzare questi microsistemi per andare su dispositivi sempre più piccoli. Questo è solo un esempio. Altri esempi sono dispositivi come sensori d'immagine che possono lavorare anche ad altre lunghezze d'onda oltre allo spettro di sensibilità dell'occhio umano, quindi per esempio nell'infrarosso per visione notturna o altro tipo di rivelazione per applicazioni di sicurezza. Io direi che ho finito con questa presentazione.